del programma che fa la trasformata di Fourier. Ho aggiunto un po' di opzioni, adesso fa un mucchio di roba in più. Allora, prima cosa, apro la telecamera e faccio la trasformata. Trasformata, questa qui parte dall'immagine in tre colori a 8 bit e viene trasformata in un'immagine in floating point 32 bit a un singolo canale in bianco e nero. Trasformata, quando fa la trasformata, fa un canale reale, un canale immaginario, anche loro in floating point. E se io antitrasformo questi due canali, ottengo l'immagine originale. Ora, per vedere un po' l'informazione contenuta da questi due canali, queste due opzioni permettono di blancare uno dei due canali, per cui se io metto nera la parte immaginaria, vedi un pochettino che la parte reale della trasformata contiene le informazioni sull'immagine e sull'immagine capovolta che viene sovraesposta. Se io faccio la stessa cosa, cancello l'immagine reale e lascio solo la parte immaginaria, questo qui fa una cosa abbastanza simile, solo che non è sovraimposta con l'immagine originale, ma è sovraimposta con il negativo dell'immagine originale. E quando queste due vengono messe assieme fanno l'immagine originale. Ora queste due mischiano un po' le informazioni dell'immagine, per cui quello che si può fare è fare la conversione in coordinate polari. Questo qui c'è il modulo, che è la norma dei due canali, e la fase, che è l'angolo complesso di ogni singolo pixel. Il modulo deve essere normalizzato con un logaritmo, perché il pixel centrale, che è il pixel a bassa frequenza, è sostanzialmente la media dell'immagine, per cui è un numero molto grosso, e i numeri laterali invece sono piccoli. Se si provasse a mettere sulla scala lineare, sarebbe un pixel bianco circondato da pixel neri, per cui è normalizzato in modo logaritmico. E invece la fase va da meno 180 più 180. Qui, per vedere l'informazione contenuta nel modulo, viene comodo usare un foglio a quadretti, così viene abbastanza chiaro. La trasformata, quello che fa è, per esempio, può trasformare un oggetto periodico in uno spettro a righe. Per cui, per esempio, qui puoi vedere che i quadretti sono stati trasformati in punti, e se io inclino il foglio, l'inclinazione dei punti cambia. Questo qui, per esempio, può essere utile per verificare l'orientamento di un testo. Ci sono un certo numero di proprietà che sono rese molto più evidenti dalla trasformata, che la rende comoda. Se io provo a blancare la fase, purtroppo questo distrugge l'immagine, non è come la parte reale immaginaria che contengono tutto. La parte di modulo contiene le informazioni più utili, la parte di fase contiene delle informazioni strutturali dell'immagine, ed è molto difficile riuscire a fare un'analisi su questa parte di fase, però è necessaria per la ricostruzione. Mentre il modulo è abbastanza comodo, perché dice l'intensità di ogni pixel a una certa frequenza spaziale, con la frequenza 0 al centro, e a mano che si allontana sono le frequenze più basse, le frequenze più alte. Ora io provo ad applicare dei filtri nel dominio spaziale, vedere l'effetto che hanno nel dominio della frequenza. Questo qui è un filtro gaussiano. Quello che fa è sfocare l'immagine, sostanzialmente. A mano che io lo rendo più aggressivo, vedi che l'immagine antitrasformante diventa più sfocata e che lo spettro diventa sempre più concentrato al centro. Questo filtro ha tagliato fuori le alte frequenze. Se io provo a fare un edge detection, è l'opposto. Adesso le frequenze basse sono state attenuate, e le frequenze alte sono più evidenti. Una cosa che si può fare è applicare i filtri direttamente alla trasformata, e quindi applicare nel dominio della frequenza. Questo qui, per esempio, è in passa basso. Qui ho fatto un quadrato, dentro il quadrato i pixel rimangono inalterati, fuori dal quadrato diventano neri. Si possono fare cose più raffinate, ma questo è per dare un'idea. Se io lo faccio molto aggressivo, partiamo da fuori. Se io non tocco quasi niente sull'immagine, vedi che l'immagine è un pochettino più sfocata, c'è un po' di artefatti, ma non è molto cambiata. Man mano che io elimino frequenze, vedi che l'immagine diventa sempre più sfocata e ci sono sempre più artefatti. Fino a che l'immagine diventa così riconoscibile, rimangono solo. Si riesce a vedere che c'è qualcosa, però questo qui è più o meno quello che ho fatto, togliere le frequenze alte. Invece, questa è l'operazione opposta, il filtro passa alto che toglie le frequenze basse. Questo qui è.
quasi l'equivalente di fare un edge detection, però è diverso come algoritmo, vedi che lascia un po' di artefatti, fa il suo lavoro. È tanto meno aggressivo, tanti più dettagli rimangono, fino a non togliere niente. Questo è un filtro carino. Questo qui è un passabanda. Ho unito i due filtri di prima e quindi è rimasta una piccola corona. Questo è comodo per far vedere che a seconda della distanza dal centro cambia la frequenza, cambia i contenuti in frequenza, per cui se io lascio le frequenze centrali, queste qui vedi che i dettagli sono molto, molto larghi, queste che sono frequenze basse. Man mano che io aumento la banda il centro della banda, i dettagli diventano sempre più fini, fino a che si arriva fuori i dettagli sono ultra fini. Però nessuno di questi da solo è capace di ricostruire l'immagine. Io qui posso allargare un po' la banda e questo qui vedi che questo passabanda si comporta sostanzialmente come un edge detection in cui puoi controllare di più ciò che passa. Questo qui è il duale di prima, questo qui è un elimina banda. Questo qui di nuovo è simile al filtro gaussiano, quello che fa è sfocare l'immagine aggiungendo un po' di artefatti, però avendo due parametri puoi controllare un pochettino di più quello che fa. Boh, questo è tutto.